Non funziona, ma se mi avvicino funziona, vero? Sì. È una questione di distanza. Vi ringrazio, vi chiediamo scusa per qualche minuto di ritardo, ma penso che siamo perfettamente allineati col quarto d'ora accademico, sapete che è un'abitudine che credo che in questo caso sia appropriata. Nel mio caso non è un'abitudine accademica, è che stamattina quando dovevo partire per Rovigo ero pronto soccorso, quindi questo, come dire, mi ha dilatato un po' i tempi di trasferimento da Ostra. Scuso con voi. No, siamo noi a ringraziare il professore perché appunto eravamo a conoscenza di alcuni, definirei, contrattempi spiacevoli, non so se la definizione è appropriata, e quindi a questa mattina sapevamo se non sapevamo se potevamo confermare, ma vedete che la disponibilità del professore è stata massima. E quindi appunto volevo aprire questo saluto, anzi chiedo al professore di sedersi subito se posso, credo che questo aiuti. Ringrazio anticipatamente per la disponibilità, l'attenzione che ci ha rivolto a confermare la sua presenza qui oggi in questo momento appunto istituzionale. Abbiamo il prefetto, il prefetto vicario dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia qui a confermare che questa iniziativa, che alla tipologia di relatore ha chiaramente un intento di tipo culturale, storico, scientifico, è di fatto un momento di apertura delle varie celebrazioni per la ricorrenza della giornata del ricordo. E sono onorato, ecco, siamo al completo proprio, grazie. Quindi io ecco qui vi rubo qualche minuto con una duplice veste, se posso, perché devo portare anche i saluti del Presidente dell'Accademia dei Concordi, che è incappato in problemi fisici però non risolvibili, o perlomeno niente di grave, ma non può essere presente. Quindi sono a darvi il benvenuto nella duplice veste di socio dell'Accademia, quindi rappresentante dell'ente che ci ospita, e di assessore alla cultura, che assieme all'amico Zerbinati al Centro Studio presiede, sono i soggetti coorganizzatori di questa iniziativa. Se ritenete, io veramente spenderei proprio due parole, prima ancora di spendere due parole verso, forse non necessarie, verso il curriculum o comunque la personalità che ospitiamo questa sera, due parole sulla giornata del ricordo. Ormai, credo che sia passato quasi 20 anni, e confido che finalmente abbiamo sdoganato definitivamente quello che definirei un imbarazzante approccio ideologico alla dicotomia fra la giornata della memoria e la giornata del ricordo. Lo definirei imbarazzante dal mio punto di vista, soprattutto perché dal mio punto di vista sono momenti di consapevolezza, e i momenti di consapevolezza passano attraverso, in primo luogo, l'umiltà e l'approccio di chi vuole conoscere, l'approccio di chi deve conoscere per avere una piena consapevolezza, e una piena consapevolezza di quello che è stato comunque un momento di grande dolore, sofferenza e morte per migliaia di cittadini e concittadini. Io faccio la battuta, sapete che sono uomo di numeri e non di parole, e quindi quando devo dire delle parole provo a copiarle. Per cercare di esprimere quello che è il mio sentimento, mi sono
ho riguardato alcuni discorsi per l'occasione di personalità ben più autorevoli del sottoscritto, ho trovato particolarmente significative, veramente due righe, del presidente Mattarella del 2016. Che cito, se mi permettete. La storia e la memoria comune possono fornire un grande aiuto per guardare al futuro e per scacciare dal destino dei nostri figli ogni pulizia etnica e ogni odio razziale. Vi sembrerà strano, la cosa che mi ha incuriosito di più in questa frase è il verbo possono. Io sinceramente mi sarei aspettato un devono. Mi sarei aspettato un indicativo futuro più preciso, del tipo la storia e la memoria forniranno un grande aiuto. Però credo che nella sua discrezione il presidente Mattarella abbia voluto farci capire che la storia, il dato storico non è una verità acquisita in assoluto, è frutto di un percorso. Di un percorso che è il risultato di volontà e di confronto di competenze e di studio. E questo non dobbiamo darlo per scontato, ma è questa potenzialità che dobbiamo perseguire. Così come la memoria comune non è un dato che dobbiamo dare per scontato, ma è anche questo frutto di condivisione. Oserei dire di compassione nei confronti del dolore di persone che sono passate attraverso questi eventi e la cui storia va ricostruita e quindi capita e ricordata soprattutto con onestà intellettuale prima che con un approccio ideologico. Ecco, è con questa sensibilità che abbiamo condiviso già da 2 o 3 anni il fatto che la giornata del ricordo debba caratterizzarsi attraverso interventi innanzitutto competenti. E credo che, e qui vado verso la chiusura di questo mio breve intervento iniziale, due parole sul relatore di questa sera, ma veramente due parole, nel senso io torno a ringraziare il professor Pupo, che sapete, docente di storia contemporanea all'Università di Trieste, fatto è dagli anni 80, oserei dire, posso dire il più autorevole in un ambito scientifico è sempre imbarazzante, no? E quindi io lo eviterei, però sicuramente in base ai suoi scritti, sicuramente una delle persone che ha dato uno dei punti fondamentali alla ricostruzione storica di quella che è la tragedia delle foibe, ma in genere dell'esodo giuliano-dalmata, al termine e immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale. Le pubblicazioni, allora, sapete appunto che io ho questa vena scientifica e sono andato a vederle e non vi annoio perché sono 2 pagine in carattere 8 e quindi citerei semplicemente Foibe del 2003, Il confine scomparso del 2007, Trieste 45 del 2010, Fiume città di passione del 2018 e ultimo titolo di questo intervento, scegliere, Adriatico amarissimo, che data di pubblicazione del libro mi pare che sia la metà del 21 se non sbaglio, che è anche il titolo dell'intervento. Io veramente ringrazio ancora per la presenza in generale, ma per la cortese disponibilità e l'affetto testimoniato nei nostri confronti anche per la situazione contingente su cui c'è la nostra solidarietà massima. Grazie ancora. Bene, buonasera, sono io che vi ringrazio, ringrazio il Comune e l'Istituto che mi hanno fatto l'onore di invitarmi, l'invito che accolgo con grande piacere, ringrazio voi che siete presenti.
Mi scuso con voi se oggi il mio eloquio ogni tanto avrà qualche inciampo, come penso vedete ho avuto qualche problema e quindi parlerò come posso, ecco, fondamentalmente. Parlerò di che cosa? Parleremo del giorno del ricordo, naturalmente, con la soddisfazione che io condivido insieme all'assessore che a distanza di un ventennio ormai possiamo dire che quella che era stata considerata a lungo una storia oscurata, una storia negata, una storia negletta, come volete dirlo, non è più così. Ecco, non è più così, perché in parte già dagli anni 90 si era cominciato a parlarne un po' di più al di fuori dei circuiti estremamente ristretti o locali o dell'associazione della diaspora giuliano-dalmata. Ma soprattutto con l'istituzione del giorno del ricordo, ormai queste tematiche sono molto presenti nella pubblica opinione, sono più presenti negli studi, non tantissimo ma un po' di più, sì, sono molto presenti nel mondo della scuola. È difficile avere sensazioni precise su questo. Certamente chi ha vissuto gli anni dell'oblio, o meglio dell'amnesia, perché l'oblio è una cosa positiva, l'amnesia no, continua a lamentare che ad esempio nei manuali scolastici sia dedicato poco spazio a queste vicende. Qualche volta è vero, qualche volta no, ma nei manuali non può star tutto. E io posso testimoniare, ma come tanti altri cultori della materia, che ormai da un ventennio si sono moltiplicate le richieste da parte del mondo della scuola, degli insegnanti ovviamente, di iniziative di conoscenza, di approfondimento e anche di aggiornamento degli insegnanti. Questo è estremamente positivo. Come positivo, forse qualcuno di voi lo sa già, ma se non lo dico io, che all'inizio del presente anno scolastico il Ministero dell'Istruzione abbia sentito l'esigenza di rispondere a alcune istanze che erano state avanzate già da anni e di emanare delle linee guida per la didattica della frontiera adriatica. Un progetto piuttosto corposo, le linee guida non sono programmi ufficiali, non esistono più nelle scuole italiane, non si è obbligati, ma sono un suggerimento e un sostegno molto preciso. È molto importante già dal titolo, perché si parla della frontiera adriatica. Cosa vuol dire la frontiera adriatica? Perché non si parla del confine orientale come si è parlato normalmente, no? È un vezzo? No, non è una moda, è un altro concetto. Il confine orientale è sempre quello, per noi quelle terre, la Venezia Giulia, Fiume e la Dalmazia, quelle sono i confini orientali d'Italia, no? Non geograficamente, la Dalmazia non c'entra con la penisola italiana, ma storicamente, culturalmente, nazionalmente sì, certo. A confine, la parola stessa confine, significa una barriera. E voi sapete benissimo cosa sono le linee di divisione, le linee di barriera, le barriere, i problemi del superamento delle barriere, dei confini. La frontiera è una cosa diversa. La frontiera è un territorio, è un'area. In particolare in Europa, in America le cose sono diverse, c'è il West, ma in Europa la frontiera è storicamente l'area di sovrapposizione tra le periferie dei diversi mondi. Quali mondi lungo la frontiera adriatica? Frontiera adriatica è quella fascia di territorio che va dal Golfo di Venezia, fondamentalmente, lungo tutto l'arco costiero, scende dall'altra parte comprendendo il Friuli e l'Istria, Fiume, e poi scende lungo la costa dalmata. Questa è storicamente la frontiera adriatica. Perché frontiera? Perché è il luogo dove si sovrappongono mondi diversi. Quali mondi? Beh, uno è il nostro. Possiamo chiamarli mondi modi. Mondo italiano, molto veneto, mondo romanzo, mondo latino, ma è dal secondo secolo avanti Cristo che c'è una continuità ininterrotta di presenza, di lingua, di cultura, di civiltà, potremmo dire. Questo è il mondo latino. Poi sul medesimo territorio insiste il mondo germanico. Trieste ed altri luoghi, la Dalmazia, erano parte dell'impero austro-ungarico per 7 secoli, 8 secoli. Poi il mondo slavo, evidentemente, con una frammistione di popolazioni dal 8 secolo dopo Cristo, no? E infine addirittura un altro mondo a cui nessuno penso pensi, siccome voi non siete i miei studenti non mi permetto di fare le domande che faccio di solito maliziosamente al mio pubblico. L'altro mondo di cui si sa poco è il mondo magiaro, l'Ungheria nel Medioevo, il regno dell'Ungheria controllò per parecchio tempo la Dalmazia, Zara ad esempio. La città di Fiume fu ungherese fino al 1918. Vedete? Quando si sovrappongono queste aree, queste popolazioni, che cosa succede? Possono succedere cose molto positive, perché in tanti casi
le mescolanze producono grandi ricchezze, ricchezze materiali qualche volta con gli scambi, ma anche ricchezze di tipo culturale, ricchezze di civiltà. In altri casi invece producono conflitti, non ci sono leggi, no? Nella storia non ci sono leggi fisse, però ci sono condizionamenti, cambia il contesto, quello che prima era un miscuglio, potremmo dire, positivo, ad un certo punto diventa esplosivo. Ecco. Allora noi cosa ricordiamo nel giorno del ricordo? Nel giorno del ricordo ricordiamo tante cose, l'elencazione che fa la legge istitutiva è molto precisa, ma con alcune zone che vanno esplorate, dice le foibe, certamente, l'esodo, e le altre complesse vicende, che sono molte. Io qui non intendo con voi ripercorrere tutte, ma voglio seguire un filo. Qual è il filo? Di che cosa sostanzialmente si fa memoria nel giorno del ricordo? Di episodi, certamente drammatici, di vicende tragiche, di migliaia di morti, di centinaia di migliaia di popolazioni, di uomini e donne, di famiglie spostate, ma sostanzialmente di una cosa sola che le comprende tutte, che è quella che sta veramente alla base delle memorie sofferte. Quella, noi possiamo chiamarla la catastrofe dell'italianità adriatica. Cosa vuol dire? Beh, catastrofe probabilmente vi sembra un termine retorico, ma non è retorico, eh? È un termine tecnico, che fa riferimento a dei precedenti storici precisi. Uno che, non lo dico nel termine della lingua originale, ma lo diciamo la grande catastrofe dell'Anatolia greca, l'ellenismo. L'ellenismo che era presente sulle coste dell'Anatolia, Anatolia ora Turchia, no? Era presente dall'epoca omerica fondamentalmente. Beh, a un certo punto, negli anni 20 del secolo scorso, è sparito. La civiltà ellenica è sparita da quelle coste ed è stata sostituita da altri. Questa è la micrisiatichi catastrofi, questa è la catastrofe. La stessa cosa è successa all'italianità adriatica, esattamente la stessa cosa. Già storici come Nestor Sestani, negli anni in cui stava accadendo quel terribile processo, hanno visto la somiglianza, certamente i numeri sono diversi, ma il fenomeno è lo stesso. Una radicata civiltà plurimillenaria che a un certo punto non c'è più. Ecco, questa è una catastrofe, evidentemente. È una delle tanti fini del mondo e di cui costellata la nostra storia, non occorre aspettare l'ultimo che speriamo arrivi il più tardo possibile, purtroppo ce ne sono state molte altre. Allora, se noi parliamo di catastrofe dell'italianità adriatica, di cosa stiamo parlando? Cos'è questa italianità adriatica? Che concetto non è mica scontato, sapete, perché le identità non sono cose semplici. Ma per l'italianità adriatica noi intendiamo una cosa abbastanza concreta, una forma specifica, assunta da una presenza italica, veneta, romanza, latina, potete chiamarlo come volete, di lunghissima data sulle sponde dell'Adriatico orientale. Questa presenza ad un certo punto si è trasformata in qualcosa di diverso, in qualcosa di connotato dal punto di vista nazionale. Prima non poteva, perché prima le nazioni non esistevano, fino all'Ottocento le nazioni non esistono, la parola esiste ma vuol dire tutto altro. Ecco, questa presenza italiana sulle sponde orientali dell'Adriatico aveva delle caratteristiche molto precise. Prima di tutto il carattere marittimo. Era una presenza collegata dal mare. Il mare, fino a un secolo e mezzo fa, non era una barriera, ma era la principale via di contatto fra le realtà. Voi continuate a trovare, adesso no dopo l'esodo, ma fino all'esodo voi trovavate molto spesso le stesse famiglie, gli stessi cognomi dei due lati dell'Adriatico. L'Adriatico le metteva assieme, no? La stessa civiltà, la civiltà bizantina prima, la civiltà veneta poi, sono esatto, noi che sono simili, è la stessa cosa, no? Quindi questa dimensione marittima. Poi l'inclusività, cosa vuol dire l'inclusività? Ma l'italianità adriatica non era un'italianità etnica, cominciano un po' i problemi. Problemi che se noi li chiariamo poi si rischia di dire delle cose molto strane arrivando ai tempi nostri. Cos'è un'etnia? Etnia e nazione nella lingua italiana e soprattutto nella cultura politica italiana non sono sinonimi. L'etnia è una comunità, come pure la nazione, formata da persone che hanno la medesima eredità, potremmo dire. I tedeschi dicevano Blut und Boden, sangue e terra, noi diremmo il DNA, no? È una realtà di tipo una comunità immaginata in modo naturalistico. Viceversa, esiste un'altra concezione della nazione,
che è quella inaugurata dalla Rivoluzione francese, che poi è stata fatta propria dai grandi pensatori del Risorgimento italiano, ed è quella tipica degli italiani di frontiera, nella Venezia Giulia, Fiume, Dalmazia, che è la concezione volontarista. Che cosa vuol dire concezione volontarista? Io voglio appartenere a questo gruppo nazionale. Perché? Perché mi ci riconosco. Perché voglio condividere quella storia, quel passato, quella cultura, quella civiltà. Basta fare un nome non italiano per capire cos'è la concezione volontarista della nazione. Avete presente Napoleone Buonaparte? Certamente non era di origine francese. Diventa imperatore dei francesi. Perché sì? Perché aderisce a quell'idea. Ora io potrei farvi alcuni nomi che forse qualcuno conosce, ma altri no. Uno è Oberdank, un altro è Brunner, un altro è Xibias, un altro è Giglianovic, un altro è Timeus. Sono tutti nomi di irredentisti italiani. Irredentisti italiani che avevano poche gocce di sangue italiano nelle vene, ma non volevano dire assolutamente niente, al punto da arruolarsi volontari redenti della Grande Guerra e dare la vita per la patria. Ecco, quindi questa è una concezione inclusiva della nazionalità. Il terzo è il carattere urbano. Quella di cui stiamo parlando, l'Italia Adriatica, è una civiltà urbana. È una civiltà, potremmo dire, in senso letterale. Sapete meglio di me che civiltà viene da civitas. È il modo di vivere delle classi urbane. E questa è l'italianità adriatica, quel modello. E infine, ultimo connotato, ma non di meno importante, il potere. Cioè l'assoluta egemonia sociale, culturale e politica sul territorio. Questa è stata storicamente l'italianità adriatica. Questa italianità adriatica, nei territori passati dopo 1945 a diverso titolo sotto il controllo di altro Stato, è scomparsa. Perché è scomparsa? Perché era ritenuta il nemico da distruggere. Ed è stato distrutto. Facciamo un passo indietro, prima della fine, no? Perché il processo è un processo di, devo usare un termine un po' complesso, ma è poi facile da scioglierlo, di nazionalizzazione parallela, competitiva. Questo è tipico di tutti i paesi, di tutte le realtà che appartenevano al vecchio impero asburgico, ma anche altri imperi ottocenteschi. Vuol dire che su un territorio in cui ci sono tanti ceppi linguistici, diversi, diverse culture, ad un certo punto questi gruppi cominciano a nazionalizzarsi. Cosa vuol dire nazionalizzarsi? Vuol dire che i patrioti, che sono pochi all'inizio, spiegano a tutti gli altri che devono scegliere. Devono scegliere qual è la loro nazione, perché la cosa più importante della loro vita è l'appartenere ad una nazione. È un concetto nuovo, ma che sapete nell'Ottocento è un grandissimo successo. Bene, ora poniamo che sul medesimo territorio di questi patrioti ce ne siano tanti. Ci sono ad esempio i patrioti italiani, i patrioti tedeschi, i patrioti sloveni, i patrioti croati sul medesimo territorio. Ognuno di questi cerca di nazionalizzare tutti gli altri. Medesimo territorio, capite quello che succede. È un processo di nazionalizzazione che va in parallelo ma in maniera competitiva, che conduce a conflitto. Perché tutti, chiamiamoli movimenti nazionali, ecco, poi si possono chiamare anche nazionalismi, il termine inglese forse non è più opportuno, i movimenti nazionali condividono una visione, sono diversissimi fra loro, ma condividono una visione. La visione è questa: io abito qui, vuol dire che questa è casa mia, ma se è casa mia, non è casa tua. Questa è la prima conseguenza dei processi di nazionalizzazione. La spaccatura delle comunità lungo altre linee di faglia, no? Guardate, questa spaccatura non è semplice. Non è semplice capire chi era una cosa e chi era l'altro, ma attraversava le famiglie. Vi faccio un esempio abbastanza clamoroso. Ho citato prima il nome Brunner. Mi riferivo a Guido Brunner, un volontario redento della Grande Guerra, medaglia d'oro caduto sul fronte. No? Dopo la sua morte, perché morì prima, dopo la sua morte, nel 1917, nell'autunno del 1917, il giorno della battaglia di Caporetto, quando a Trieste arrivarono le notizie su come stava andando la battaglia di Caporetto, suo padre, ebreo tedesco, proprietario di una grande impresa a Trieste, radunò tutti i dipendenti, fece gridare Drei Mal Hoch, tre volte viva per il nostro imperatore. Suo figlio era morto poco tempo prima, volontario radente italiano. Quindi queste spaccature sono terrificanti e lacerano la società. Questi processi vanno avanti in epoca asburgica e hanno un salto di qualità
dopo la prima guerra mondiale. Qual è questo salto di qualità? Questo salto di qualità è dovuto al passaggio fra un impero multinazionale, quello asburgico, e gli stati per la nazione. Questo è un termine che forse voi conoscete meno, perché di solito si dice stati nazionali. Stati nazionali è un'autorappresentazione. Qualche volta coincide con la realtà, ma molte altre volte no. La dizione reale è stati per la nazione, perché costruiti da un gruppo nazionale per se stesso. Qualche volta questo gruppo nazionale è non solo maggioritario, ma quasi totalitario. In altri casi no. L'esempio più clamoroso, dopo la Prima Guerra Mondiale, è la Polonia. La Polonia era lo stato dei polacchi, virgola. I polacchi erano il 60% della popolazione. Questo è uno stato per la nazione, no? A cui tutti gli altri si devono adeguare, con problemi notevoli. In Italia il ragionamento era molto più facile, perché gli italiani erano il 99%, forse anche il 99,5%, ma nei territori di frontiera no, erano il 50%, che è una cosa piuttosto diversa, evidentemente. Gli stati per la nazione hanno una missione, perché se la sono data loro, evidentemente, cioè chi li ha costruiti ha dato loro una missione, quale? Di omogeneizzare lo spazio nazionale, di rendere omogeneo lo spazio della nazione per arrivare allo Stato nazionale vero, una nazione, uno Stato. Questa cosa vuol dire? Vuol dire che quando su un territorio misto insistono degli Stati per la nazione, storicamente dalle parti nostre, prima l'Italia e poi la Jugoslavia, ci sono delle persone che si trovano dalla parte, tra virgolette, sbagliata della frontiera. Trovarsi dalla prima non c'era questo confine, evidentemente, era... Potevano anche litigare, ma erano tutti lì. Poi di colpo si trovano dalla parte sbagliata. E stanno bene dalla parte sbagliata? No. Perché quello che accomuna, i movimenti nazionali, che poi nel Novecento sono nazionalismo, è l'intolleranza. Questa intolleranza poi si può esplicare in vari modi. Guardate che l'intolleranza nazionale esiste in Europa, fra le due guerre, in tutti i paesi europei. Praticamente nessuno è escluso. In forma qualche volta più blande, altre volte in forme più dure, che so, ad esempio in Cecoslovacchia c'è una politica di discriminazione nazionale nei confronti dei tedeschi, che sono un paio di milioni, che è una politica reale di discriminazione, ma abbastanza blanda rispetto ad altre. D'altre parti molto più dura, in Italia ad esempio, come anche in Polonia, vengono attuate delle operazioni di assimilazione forzata dei non italiani. La situazione cambia ulteriormente quando in alcuni di questi paesi si instaurano dei regimi autoritari o totalitari, che chiaramente hanno un'esigenza di controllo sulla società molto più pesante, no? E quindi il livello di semplificazione, potremmo dire, aumenta ulteriormente. Quindi questi processi di nazionalizzazione ormai negli anni 20-30 hanno dato vita a delle comunità abbastanza separate, non del tutto, ma abbastanza separate, quella italiana, quella slovena, quella croata. Di cui tra il 1918 e il 1943 quella italiana domina, è diventata, era già prima egemone, adesso diventa dominatrice assoluta e intollerante. Poi di colpo si ribalta tutto. Tutto si ribalta l'8 settembre 1943. Sapete benissimo perché si ribalta. Si ribalta semplicemente perché l'Italia sparisce. Noi tutti sappiamo che, per carità, l'8 settembre è stato un disastro, l'armistizio, ma quello che forse è più difficile capire è che per alcuni anni non possiamo più dire Italia, non c'è più. Fino al 1947 l'Italia non esiste, è tornata ad essere un'espressione geografica. Prima teatro di operazioni belliche di eserciti stranieri occupanti, che facevano la guerra fra di loro, sul territorio italiano, con i mezzi italiani fondamentalmente, usandone qualcuno qua e là, ecco, come conveniva allo stesso modo da una parte e dall'altra. Poi in epoca di pace come territorio occupato è amministrato da potenze straniere senza alcun margine di possibilità di autonomia. E quindi noi non possiamo dire cosa ha fatto, cosa non ha fatto l'Italia nel 43, nel 44, nel 45, nel 46, nel 47, perché l'Italia non c'era. Ecco allora che gli italiani di colpo diventano da protagonisti assoluti della politica, della scena culturale, di tutto, della vita fondamentalmente istituzionale, politica del territorio, a oggetti. A meri oggetti senza alcuna possibilità di interlocuzione. A partire dal 43 fino al 45, nel territorio di Genodalmati esistono due poteri. Il potere tedesco dominante, in maniera molto più diretta che nel resto d'Italia, e il contropotere partigiano jugoslavo. Questa è la realtà.
partigiano, comunista, jugoslavo. Questi sono i due poteri che si affrontano. Gli italiani? Beh, gli italiani sono gli oggetti di tutto ciò. Cosa vuol dire oggetti? Lo si vede subito dopo l'8 settembre, fra settembre e ottobre. Fra settembre e ottobre parte del territorio, non tutto, la parte interna dell'Istria è occupata dalle unità partigiane, slovene e soprattutto croate. Instaurano una zona libera, proclamano l'annessione alla Jugoslavia, che non ha nessun valore internazionale, ma per loro sì, e fanno quello che stanno già facendo da anni nell'ex Jugoslavia durante la terrificante guerra di liberazione, guerra civile, rivoluzione. Cosa fanno? Appena liberano un territorio. Varie operazioni politiche e la liquidazione dei nemici del popolo. La chiamano epurazione, ma in realtà vuol dire farli fuori. Ecco, questa è la liquidazione. Chi sono i nemici del popolo? Nemici del popolo è una categoria fisarmonica, può voler dire tante cose. Per Lenin voleva dire qualcosa, per Trotsky qualcos'altro, per Stalin qualcosa di ancora diverso. Nell'esperienza della guerra di liberazione jugoslava, quindi fra il 41 e il 45, nemici del popolo sono tutti coloro che non collaborano con il movimento di liberazione jugoslava. Tutti questi sono nemici del popolo, quindi possono essere i più vari. Se si parla di Sarajevo piuttosto che di Lubiana, piuttosto che di Ploče, piuttosto che di Fiume, capite che i nemici del popolo cambiano. In Istria chi sono i nemici del popolo? Per definizione la classe dirigente italiana. Per varie ragioni, non sto a entrare nei dettagli, ma quella è il potere italiano deve venire distrutto. Come viene distrutto? Beh, creando un altro potere, altre istituzioni che non sono quelle italiane, e eliminando fisicamente coloro che sono l'espressione del potere italiano. Questa è un'ondata di stragi, fra circa 500 vittime, che sono quelle conosciute come le foibe istriane. Sono l'inizio, guardate bene, l'inizio di una stagione, che una stagione è la stagione più terribile, che comincia con quelle stragi e poi va avanti. Arrivano i tedeschi e come si presentano? Con una strage di 2500 persone, fra italiani, sloveni, croati, non aveva nessuna importanza. Stava dalla parte sbagliata e li tirava. Poi i tedeschi vanno avanti con la loro politica abbastanza simile a quella del resto d'Italia, con qualcosa in più. Quel qualcosa in più è la risiera di San Sabba, che è un campo di concentramento dove non ci si limita a spedire la gente in Germania, ma ne vengono uccise alcune migliaia e i corpi bruciati in un forno crematorio. Una realtà che vuol dire, guardate, non siamo più in Italia e non siamo più neanche nell'Europa occidentale, ma siamo nell'Europa orientale, perché nell'Europa occidentale certe cose non si fanno, all'est sì. Quindi la zona di operazione intorno all'Adriatico è Est Europa. Capite che è uno spostamento. No? Poi il dominio tedesco crolla, finisce. Come finisce? Finisce perché vengono sconfitti sul campo e il loro posto viene preso da chi? A partire dal 1 maggio del 1945 tutta quella che noi chiamiamo Venezia Giulia viene occupata dalle truppe regolari dell'esercito jugoslavo. Non la chiamano Venezia Giulia. Qualche volta la chiamano Julijska Krajina, e già il termine Krajina potrebbe portare molto lontano che ragionamenti. Normalmente parlano di un litorale sloveno e di un'Istria croata, che dal loro punto di vista sono già annessi alla Jugoslavia. E che cosa fanno? Fanno quello che fanno in tutte le altre zone della Slovenia e della Croazia, che vengono liberate dai tedeschi nel medesimo momento, e cioè creano i loro poteri e procedono all'eliminazione dei nemici del popolo. Quanti sono? Beh, in tutta l'area, noi dobbiamo prendere in considerazione tutta l'area perché questi eventi accadono simultaneamente sulla base dei medesimi ordini, emanati dai medesimi organi ufficiali dello Stato jugoslavo e con le medesime procedure, gli arresti collettivi, i processi sommari, le fucilazioni collettivi sull'orlo delle cavità minerarie o di quelle naturali. Ecco, in tutta l'area i morti sono circa 100.000. Insomma, in un mese non sono tanto pochi, evidentemente. Questo è il modo in cui si afferma il nuovo regime jugoslavo, colpendo i collaboratori con i nazisti e tutti coloro che si oppongono. All'interno di questi 100.000, è una cifra così simbolica, le stime sono complicate, molto complicate, ecco. Ma all'interno di questa grande ondata, nella parte estrema parte occidentale, ci sono gli italiani, quella che noi chiamiamo Venezia Giulia, e lì le vittime sono italiane. Perché lì i nemici del popolo non sono gli Ustascia croati, i belogardisti sloveni, i cecini serbi, o vate la pesca chi, ma sono ancora una volta quelli che esprimono il potere italiano. Potere da tutti i punti di vista, nelle istituzioni, nella politica, nell'economia, nella società, e quindi una grande pulizia. 10, 12, qualcuno dice 15.000 arresti nel giro di un mese, che è un'ondata piuttosto grande, evidentemente. Fortunatamente non sono stati uccisi tutti. Alcuni subito,
altri poi mandati nei campi di prigionia dove le condizioni erano tali che la mortalità era elevatissima, poi cominciano i rientri vanno avanti per qualche mese, per qualche anno, per un decennio e poi finiscono, ma non tutti sono tornati. Quanti mancano all'appello? Non lo sappiamo. Onestamente non lo possiamo dire perché non abbiamo le fonti per dirlo, quindi se ci sono, non ci sono le fonti, non possiamo sparare numeri a casaccio. Possiamo al massimo individuare un ordine di grandezza. L'ordine di grandezza è certamente delle migliaia, di alcune migliaia. Sul numeratore ci sono ipotesi troppo contrastanti perché posso impegnarmi a darmi un numero. Ecco. Poi l'ordine di grandezza è quello delle migliaia. Mentre le 43 è l'ordine, quello delle centinaia, qui sappiamo anche il conto, 500 e qualcosa, le 45 sono alcune migliaia. Alcune migliaia sono molte. Sono una strage di enormi proporzioni, anche in riferimento alla quantità complessiva della popolazione, evidentemente. Ma il numero di per sé vi dice poco, anche perché quella che si vede è l'ondata che i 12-15 mila arresti, che sono tante persone. Poi quelli che tornano, tornano una spicciolata, quindi non c'è un effetto contrario, no? Il trauma è molto più grande e lo è anche per ragioni politiche nazionali. In questo modo si conclude la principale stagione di violenza, ma non si conclude ancora la catastrofe. La catastrofe è appena, non posso dire cominciata, ma quasi, è cominciata nel 43, quando gli equilibri si sono ribaltati, ma il dopoguerra prosegue. Perché le foibe, per quanto una grande tragedia, in realtà non incidono nulla sugli assetti del popolamento linguistico nazionale del territorio, perché le cifre sono troppo basse. Quello che incide è quello che accade dopo. E cosa accade dopo? Con tempi diversi, non sto a farvi tutto il processo perché è abbastanza lungo, con tempi diversi, in tutti i territori che passano sotto il controllo della Jugoslavia, e sono tutti territori a est dell'Isonzo fondamentalmente, con una piccola eccezione per l'attuale provincia di Trieste, che rimane per un decennio sotto amministrazione provvisoria anglo-americana, una sorta sospesa in cui si capisce bene quello che succederà. Tutti gli altri territori passano a diverso titolo, o sovranità o amministrazione, alla Jugoslavia. Che cosa accade? Accade che questi territori sono abitati, ma più o meno metà, potremmo dire, da italiani slavi, ecco, anche qua sui numeri è difficile. In ogni momento in cui le diverse comunità italiane, quindi con tempi molto diversi, in un momento Zara, poi Fiume, poi Pola, poi Stato dell'Istria, si rendono conto che la situazione in cui si trovano, cioè la dominazione jugoslava, è diventata definitiva, cioè non ci sono più speranze che cambi, ovunque scatta il medesimo meccanismo, cioè la decisione di andare via. Allora su questa parola decisione si può andare avanti molto lungo. È una scelta quella che fanno gli italiani della Venezia Giulia, del Mazzia, andare via? Certamente è una scelta. È una scelta fatta in due modi. Fatta in maniera clandestina, attraverso le fughe clandestine, che sono moltissime, ma con cifre non tali da spostare gli equilibri. Queste avvengono in qualsiasi momento, dal 45 in poi, non sempre hanno un esito positivo, molte volte hanno un esito tragico, perché veniva preso a scappare e veniva ucciso. Queste sono le fughe clandestine. L'altra è la scelta, chiamata tecnicamente opzione, per la cittadinanza italiana. Cittadini ex italiani in madrelingua italiana ottengono, in base prima al trattato di pace, poi al memorandum di Londra, la facoltà di scegliere o la cittadinanza jugoslava oppure quella italiana. Se non scegliono niente diventano cittadini jugoslavi. Se vogliono rimanere cittadini italiani devono chiederlo formalmente su un modulo e se la richiesta viene accolta devono andarsene. Il 90% degli ex cittadini italiani di madrelingua italiana opta per la cittadinanza italiana e quindi ha la possibilità barra obbligo di andare via. E in questo modo se ne vanno via praticamente tutti. Il problema è perché? Perché decidono di andarsene? Possiamo considerarlo una libera scelta? Il termine che noi usiamo è esodo. Ora, esodo è anch'esso un vocabolo tecnico. È nato come un vocabolo, come possiamo dire, evocativo. Ecco, no? Che rispondeva il bisogno di questa popolazione di inserirsi in quella che è la grande storia del cristianesimo, ma ancora prima, la storia sacra fondamentalmente, la storia biblica. Ecco. L'esodo di Giuliano Dalmi, come l'esodo degli ebrei, è una delle metafore, anche delle immagini più frequenti che gli esuli stessi scelgono per illustrare la tragedia,
è quella in cui vede, si vedono i profughi che sfilano in una lunga via crucis davanti alla quale sta Cristo con la croce, no? Questo voleva dire esodo, ma in realtà è anche un termine tecnico, lo è diventato poi nel tempo. Cosa vuol dire esodo? È un modello di spostamento forzato di popolazione. Ci sono tre modelli di spostamenti forzati di popolazione. Ci sono le deportazioni, quando il potere sul territorio identifica un gruppo bersaglio, con vari criteri, lo piglia e lo trasporta da un'altra parte. Quest'altra parte può essere un luogo fisico, un'altra parte del paese, la Siberia, ad esempio, oppure anche un luogo metafisico, facendoli passare attraverso un cammino. Ma questa è una deportazione. Poi c'è l'espulsione. In questo caso il potere individua un gruppo bersaglio, non gli piace, non lo deporta, ma emana una normativa che dice i membri di quel gruppo entro una certa data devono abbandonare il territorio. Se non lo abbandonano, commettono un reato. Questo reato verrà punito in maniera durissima, e tutti sanno cosa vuol dire durissima. In questo caso c'è la grande fuga, evidentemente. I membri del gruppo espulso, come possono, se ne vanno. Questo ad esempio è l'espulsione dei greci dall'Anatolia negli anni 20, dei tedeschi dalla Polonia, dalla Jugoslavia, dalla Boemia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questa è dei tante altre nella storia. Questa è un'espulsione. Il terzo modello è il modello esodo. Abbiamo sempre un potere, è sempre un gruppo antipatico, possiamo dire. Ecco. Il potere che ha in antipatia questo gruppo non lo deporta, non lo espelle, ma crea condizioni ambientali tali che i membri del gruppo si sentono stranieri in patria, non riescono più a vivere in quel territorio e sono, tra virgolette, costretti a scegliere di andare via. Quello degli esuli genodalmati è un caso da manuale, guardate che non è l'unico. Vi faccio un esempio per farvi capire, perché un esempio anche vicino alla contemporaneità. Avete presente la Crimea? Ecco, penso di sì. In Crimea, nell'Ottocento, viveva una popolazione, vivevano varie popolazioni. Una di queste si chiamava i Circassi. Ad un certo punto, la Crimea faceva parte dell'Impero Ottomano, no? Ad un certo punto arrivano i russi, naturalmente. I russi trovano i Circassi. Non li trovano simpatici, evidentemente. Però non li deportano. E non emanano neanche una normativa di espulsione. Dicono ai Circassi potete restare, però a due condizioni. Dovete convertirvi dall'Islam al cristianesimo, dovete smettere di usare il turco e dovete parlare russo. Il risultato è che tutti i circassi esodano. Ecco, questo è un esodo. La stessa è la situazione degli italiani della Venezia Giulia e del Mazia, non dal punto di vista religioso, evidentemente, ma dal punto di vista nazionale. Sono sottoposti ad una serie di pressioni tali, dal punto di vista politico, nazionale, ma anche sociale, economico e culturale, che non possono più resistere sul loro territorio. Guardate che formalmente non era vietato essere italiani, era possibile esserlo, ma ad alcune condizioni. La condizione era quella di essere italiani onesti e buoni. Non è un termine che ho inventato io, è il termine ufficiale. Gli italiani onesti e buoni che restino con noi. Gli altri, sto citando a memoria un articolo di giornale ufficiale, gli altri, i servi dell'imperialismo, i fascisti, i reazionari, i borghesi, se ne vadano subito. Allora, chi sono questi? I borghesi, è abbastanza facile, una categoria di tipo sociale, non tutti gli italiani erano borghesi, tutti i borghesi erano italiani. I croati avevano il profilo sociale nettamente più basso, quindi tutti i borghesi italiani, per loro non c'è posto. I revanchisti, detti anche imperialisti, detti anche gli sciovinisti, chi sono? Sono tutti coloro che preferirebbero che la regione rimanesse in Italia, cioè che hanno nostalgia della sovranità italiana, vorrebbero l'Italia e non la Jugoslavia. Per tutti questi non c'è posto, naturalmente. Poi ci sono i fascisti, chi sono i fascisti? Tutti quelli fascisti reali, che hanno avuto a che fare con il regime fascista e con lo Stato italiano. Per tutti questi, in uno Stato socialista non c'è posto e quindi se ne devono andare. Quanta gente è rimasta? Mica tanta. Ma c'è anche un'altra categoria alla quale non si applica una politica dello Stato che è una politica ufficiale di tutela delle minoranze. Una politica così intensa che si chiama politica della fratellanza italo-slava.
che prevede scuole, giornali, tutte le normali norme di tutela. Si applica a tutti gli italiani? Dipende da cosa vuol dire italiano. Questo concetto è difficilissimo da capire. Ogni volta che ne parlo vedo che c'è una difficoltà. Ma mi rifaccio a quello che vi ho detto prima, alle due concezioni della nazione. Chi sono gli italiani in un'area di frontiera? Per la cultura italiana sono italiani quelli che si ritengono tali. Per la cultura politica dei movimenti nazionali sloveno e croato e poi dello Stato jugoslavo, chi sono gli italiani? Sono quelli di origine italica, gli altri no. Ad esempio, mio compagno di classe Marco Kozlovic, la sua famiglia che veniva dall'Istria, chiamandosi Kozlovic, non era considerata italiana. Quindi non aveva il diritto, ad esempio, di mandare il figlio alle scuole italiane. Perché? Perché era slava. E quelli che erano considerati slavi denazionalizzati non solo dal fascismo, ma nel corso dei secoli, dovevano venire, tra virgolette, aiutati a riscoprire la loro nazionalità originaria. E quindi a loro non si applicava la normativa di tutela. Slavi erano e slavi non dovevano tornare adesso. Non so se avete tenuto il conto delle sottrazioni, ma se avete tenuto il conto delle sottrazioni avete visto che per essere italiani onesti e buoni e bisognava rispettare delle condizioni molto stringenti, non si poteva essere tutta una serie di cose. Che cosa si poteva essere? Si poteva essere operai, fondamentalmente, membri della classe operaia, perché per loro che era stata creata questa politica, e contadini poveri senza terra o con un orticello. Ecco. Queste erano categorie ammesse, se si comportavano bene. Naturalmente comportarsi bene non era facilissimo in un regime staliniano. Ad esempio prendete un contadino di dialetto veneto o di dialetto croato, di dialetto misto, che ha un pezzettino di terra, la vacca, le solite due cose, no? E comincia a sentirsi dire che tutto quello che produce deve metterlo agli ammassi. Lui deve entrare nelle cooperative. Le cooperative gli diranno che cosa coltivare, ad esempio gli dicono no, quest'anno niente pomodori, metti solo peperoni. Vabbè, metta peperoni, ma che me ne faccia dei peperoni, no? E infine è assolutamente necessario che tutti i giovani del paese vadano a fare il lavoro volontario per la ricostruzione della Jugoslavia. Cosa fa il contadino? Il contadino, se è un contadino della Lika, voi non conoscete dove è la Lika, avete presente la Bosnia, ecco, non c'entrano niente gli italiani. I contadini della Lika alla fine degli anni 40, ex partigiani, tirano fuori il mitra e cominciano a sparare contro il governo, no? E vengono repressi dall'esercito, no? Perché non ce la fanno più. Cosa fanno i contadini in Istria? Questi contadini poveri dicono: siamo tutti italiani. Essendo tutti italiani, fanno domanda di opzione per andarsene. Cosa fanno gli operai? Gli operai sono contenti, inizialmente sono contenti, perché è quello che vogliono, il socialismo. Addirittura ci sono degli operai che stanno in Italia che sono invidiosi. Ad esempio, gli operai dei cantieri di Monfalcone. Sapete che Monfalcone è la capitale della cantieristica? Beh, lo era anche nel 1947. Ecco. La classe operaia si era battuta duramente affinché Monfalcone rimanesse, anzi andasse alla Jugoslavia. Quando rimane in Italia, i cantierini si pigliano con le loro famiglie e se ne vanno a Fiume. Fiume è diventata jugoslava, i fiumani se ne sono andati, i cantierini monfalconesi vengono messe nelle case, dicono loro, dei signori profughi che si scampano via. E stanno bene. Fanno il loro lavoro, sono riveriti, sono l'aristocrazia operaia. La Jugoslavia è un paese comunista senza classe operaia, no? Quindi i monfalconesi sono visti come dei superman, no? Solo che accade pochi mesi dopo una grave crisi all'interno del mondo comunista, una rottura tra la Jugoslavia e l'Unione Sovietica, tra Stalin e Tito simbolicamente. E quindi i comunisti italiani, tutti radunati in un cinema, sono migliaia, i dirigenti del Partito Comunista Jugoslavo spiegano che in questa difficile vertenza Tito ha ragione. Ma se Tito ha ragione, questo cosa vuol dire? Nel momento che un urto fra Tito e Stalin, se Tito ha ragione, vuol dire che Stalin ha torto. Allora voi provate a spiegare a un operaio comunista italiano nel 1948 che Stalin ha torto. Dovrebbe bestemmiare in chiesa. E cosa fanno i cantierini? Aspettano, ascoltano un po', poi si alzano tutti in piedi e cominciano a cantare l'internazionale bandiera rossa in italiano. E poi sfilano con le bandiere rosse per la città. Risultato, la mattina dopo, 50 di loro sono arrestati e mandati in terribile campo di rieducazione dell'isola Kalva, Goliotok. E allora chi è rimasto? È onesto e buono.
Quanti sono rimasti? Pochissimi, un paio di decine di migliaia. Gli altri sono andati tutti via. In realtà se ne sarebbero andati anche di più, perché rimangono circa 30.000 persone più o meno di dichiarata nazionalità italiana. Ma un buon 30-40% di questi che rimangono, rimangono perché non sono riusciti ad andare via, perché gli hanno respinto la domanda d'opzione, oppure che hanno detto sì, senz'altro vai, però tua nonna resta qui, oppure tua mamma che ha 60 anni resta qui. Quindi dico, vabbè, non posso mollare la mamma, resto, finché la vivi resta, e dopo resta. No? Ecco, in questo modo che cosa è successo? È successo un processo che noi tecnicamente possiamo chiamare come? Chiamiamo un processo di sostituzione nazionale. Lasciate perdere il termine etico confonde le idee, è riduttivo rispetto a quello che è successo. Ne sono andati via tutti, anche gli italiani non etnici. Cosa vuol dire un processo di sostituzione nazionale? Prima del processo, esisteva un gruppo nazionale italiano con tutte le sue articolazioni sociali, grande più o meno di dimensione della metà della popolazione, con l'assoluta egemonia. Poi quel gruppo nazionale semplicemente non esiste più. Ne è rimasta una reliquia, ecco, possiamo dire una piccola minoranza sparsa sotto il limite di sopravvivenza fisiologica, giustamente tenuta un po' a galla dall'esterno, ecco, ma il gruppo nazionale in quanto tale non esiste più. È finita l'italianità adriatica. L'italianità adriatica è stata cancellata. Sostituzione nazionale perché si è aperto un buco, no? Un buco, guardate, più grande ancora di quanto il governo jugoslavo si aspettasse. Il governo jugoslavo non si aspettava che se ne andassero tutti, si aspettava che rimanessero gli onesti buoni. E gli onesti buoni sarebbero stati, 70-80 mila, ecco più o meno, questo era quello che si immaginavano, forse anche qualcuno di più, con alcune competenze preziose, gli operai, ad esempio, e i tecnici che c'era assoluto bisogno per far funzionare qualcosa, no? E invece se ne vanno tutti, quindi tutta la società collassa. E allora cosa si fa? Beh, l'unica soluzione è l'immigrazione. L'immigrazione dei competenti da tutte le parti della Jugoslavia. L'Istria si trasforma nel corso di un decennio probabilmente nella regione più jugoslava dell'ex Jugoslavia, in particolare nei centri urbani. I centri urbani erano spopolati al 90-95%. Arrivano persone dappertutto. Ad esempio la vecchia Fiume italiana, che non esiste più perché è stata unita alla città croata di Sušak, diventa la nuova grande rieca di 200.000 persone. In questo modo si è compiuto perfettamente il processo di sostituzione nazionale. Ovviamente è un processo violento. Tutti i processi di sostituzione nazionale sono processi violenti. Invece sono successi in tante parti d'Europa. Noi ricordiamo questi perché? Beh, perché la ferita sanguinante è quella dei nostri connazionali, no? E hanno avuto due ferite, una immediata, materiale. Hanno perso, qualche volta hanno perso i parenti congiunti degli infoibati, tutti hanno perso la loro terra, non è una cosa da poco, vuol dire sradicati via dalla loro terra. Questa è la prima gravissima ferita, il trauma. A questo poi si è sommato, per alcuni decenni, negli anni 60, 70, 80, fino agli anni 80, un'altra ferita, che è la ferita della memoria, perché questa loro memoria per giorni che ormai sarebbe lungo, dovrei andare alla giornata successiva, per varie ragioni che hanno a che fare con la grande politica internazionale, ma anche con l'evoluzione della società, l'Italia del boom, quella che guarda al futuro, queste loro tragiche vicende sono state messe da parte. E hanno dovuto rinunciare anche alla loro memoria. La maggior parte degli esuli non ha trasmesso la memoria ai figli e in molti casi ha detto loro esplicitamente: non dite che siete figli di profughi, non usate quella parola. Qui in Italia non vogliono sapere queste cose. Se voi state, che so, ad Oristano, o in Val Brembana, oppure a Barletta, parlo di casi concreti evidentemente, luoghi dove sono andate, o a Roma, no? E vi sentono parlare con un accento un po' diverso. Non dite che venite da Pola, da Ossera, da Fiume, dite che venite dal Veneto, tanto la lingua è la stessa, no? Quindi questa è la duplice ferita, la ferita della memoria. Allora, la prima ferita è evidente che non si può porre rimedio, la storia non torna indietro. È andata così. Per tante ragioni, ecco, il discorso sarebbe lungo sulle ragioni, sulle responsabilità, è andata così. Alla ferita della memoria sì che si può porre rimedio. Certamente è un rimedio minimale, no? Nessuno può risarcire di quello che si è perduto, se quello che si è perduto è un proprio congiunto o una propria terra. Ma almeno il risarcimento morale di vedere che questa grande sofferenza viene conosciuta, viene rispettata
e in qualche modo viene condivisa dalla comunità nazionale, no? Questo è il significato del giorno del ricordo, ecco, la condivisione da parte di tutta la comunità nazionale della grande sofferenza di una sua parte piccola, certamente numericamente, ma importante, perché una parte che ha sofferto perché voleva essere italiana. E allora, sì, questo è un ricordo da coltivare, evidentemente. Certamente, dimensione, accanto a questa dimensione del ricordo, che è fondamentale, un risarcimento morale, ce n'è un'altra che è prevista nella legge. Non è solo la memoria, ma anche la conoscenza. Conoscenza, che vuol dire cosa? Vuol dire capire come su un territorio molto piccolo, che è quello della frontiera adriatica, nel corso del Novecento si sono concentrati alcuni dei grandi fenomeni della contemporaneità europea. Esiste una grande faglia di crisi nel Novecento europeo, che parte dal Mar Baltico, l'avete presente, Lettonia, Lettonia, Lituania, poi scende giù per l'Europa centro-orientale e dove va a sfociare a meridione? Ha tre sbocchi, uno sull'Adriatico, uno sull'Egeo e uno sul Mar Nero. Da una parte avete Fiume, Zara, dall'altra avete Salonico e Smirne, che sono due casi opposti, e dall'altra avete Odessa, avete Mariupol, avete queste altre realtà. Questa è stata la grande faglia di crisi novecentesca, che ha attraversato tutti i grandi ex imperi. Questa faglia ha generato sofferenze terribili e ha portato alla grande semplificazione. La grande semplificazione è stata la distruzione di quel tessuto plurale di ricchezze che era l'Europa centrale. Questo è stato drasticamente semplificato. La frontiera adriatica noi la chiamiamo un laboratorio della contemporaneità. Guardando questa storia, che a noi forse è più familiare rispetto a quella di Vilnius, no? O fino a ieri purtroppo di Lviv o di Lvov, come la volete chiamare. Guardando questa storia che ci parla anche, perché sono i nostri connazionali, i nostri fratelli, noi se oltre a lasciarci emozionare, provare la compassione che diceva prima l'assessore, è fondamentale la compassione, soffrire assieme. Oltre a questo possiamo capire, possiamo tra virgolette usare questa storia terribile come una chiave di lettura per capire grandi dinamiche, per capire grandi dinamiche della storia europea, di una storia europea che in larga parte del continente è passata. E le prime volte che facevo questo ragionamento dicevo che fortunatamente è ormai spassata e speriamo che non torni più. E avevo torto, perché quella storia non è passata. È passata da tante parti, grazie al cielo è passata sulla frontiera adriatica, il simbolo di questo superamento è l'incontro tra i presidenti di Italia, Slovenia e Croazia, avvenuto due volte nel 2010 e nel 2020. Ma nel resto della faglia, purtroppo, la storia non è ancora passata. Io prego Dio che passi presto e che non passiamo noi, naturalmente. Vi ringrazio per l'attenzione. Ah, sentite? Spazio per qualche chiarimento, magari qualche chiarificazione, perché il discorso del professore è stato molto complesso e completo, pur chiarendo che completo nella sintesi di questo significa essere completo, però sufficiente per darci, diciamo, la dimensione complessiva di una situazione secolare, no? E non è giunto, diciamo, a precisare, insomma, non è tutto ciò che diciamo, specificità e tragedie, insomma, no? Che sono diciamo, da conoscere. Ecco, quello che è, purtroppo che si è scontato fino a qualche tempo fa è una semplificazione, una eccessiva semplificazione che è stata spesso anche strumentalizzata, ideologizzata. Io credo che si sia, adesso si sia recuperato qualcosa e quindi l'aspetto della verifica, dell'analisi, delle modalità di inserimento diciamo, nei processi che ci sono stati sia affrontata da tutti gli aspetti corretti che quelli della ricerca geografica, quelli dell'apprendimento sociologico, quello anche diciamo, del presente, perché come diceva il professore alcune questioni sono ancora aperte, sono leggendo e questa contemporaneità che non è finita, che purtroppo è ancora in corso anche in una guerra molto feroce.
guerre sono state una cucina di dolori e chi le scatena, le gestisce, ne prende, se ne prende tutto. In terza un'attività, l'Italia e la Germania non ne hanno poche, in questo recente, no? Che abbiamo visto delineando questo percorso. Quindi credo che sia necessario chiarire sempre, puntualizzare con precisione i vari passaggi, non semplificare, non tirare la coperta verso di sé, perché la coperta non è né più corta né più breve né più lunga, è quella. Se la vediamo troppo, qualcuno resta scoperto. Se ci scopriamo noi, scopriamo qualcun altro. Quindi bisogna avere una certa accortezza. Quindi è importante precisare, diciamo, no? Approfondire, chiarire, studiare anche, fare lo sforzo necessario per avere chiare le cose, come sono andate, come diciamo, non sono andate. Per quale ragione coloro che ritornavano in Italia raccomandavano ai propri figli di avere un profilo basso, di non manifestare la propria identità e di cercare di allargarsi alla popolazione senza particolari affermazioni di identità o dato, come fossero colpevoli o portassero una specie di stigma prima di non accettato dagli italiani stessi. Possiamo dire lo stigma della sconfitta, cioè lo stigma di un passato che non solo non interessava più nessuno, ma di cui nessuno voleva più parlare. Quali sono gli anni 60? Gli anni 60 sono, ma alla fine già degli anni 50, sono gli anni in cui l'Italia dimentica gli orrori e comincia a guardare avanti. Gli è dati negli anni del miracolo economico. In quegli anni non c'è spazio per il ricordo degli errori e delle sofferenze passate. È una storia che si vuole cancellare. Psicologicamente, a livello di psicologia collettivo, è chiarissimo, non è difficile da capire. E questo porta a mettere da parte tutta una serie di cose, non è mica soltanto l'unica, questa ce ne sono anche altre, no? Delle quali è meglio non parlare. Questa è la situazione, come potremmo dire, a livello psicologico generale, no? Poi c'è anche il fatto che a livello invece conoscitivo, a livello pubblico, questa storia difficile è anche stata messa in cantina. Perché è stata messa in cantina? Perché aveva una polenza politica troppo forte. Fino alla metà degli anni 50, la crisi al confine orientale era ancora aperta. Trieste torna all'Italia alla fine degli anni 50. Quindi questi ragionamenti sulle foibe, sull'esodo che era praticamente già tutto avvenuto, erano materia quotidiana di polemica politica, e polemica politica vuol dire divisione, urto molto forte evidentemente, no? La Jugoslavia era il nemico, no? Poi negli anni 60 la Jugoslavia diventa una cosa diversa. Perché? Perché la Jugoslavia è uno stato comunista, ma non sta con l'Unione Sovietica. Ha una posizione diversa rispetto all'Unione Sovietica. È neutrale, talvolta anche abbastanza vicina alla NATO. Questo vuol dire un cambiamento totale degli equilibri geostrategici nei Balcani. Diciamo in termini più grammatici. Nel momento in cui, o fino a quando, la Jugoslavia era un paese sovietico, l'armata rossa, quella volta si chiamava rossa, non russa, i suoi carri armati erano a Monfalcone. Quanto tempo da Rovigo? Un po' di più, perché un po' di resistenza l'avranno pure incontrata, no? Facciamo 2 giorni, siamo ottimisti, probabilmente 3 o 4 fino a Milano. Andava grassa una settimana fino a Torino. Queste erano le previsioni. Nel momento in cui la Jugoslavia è neutrale e per niente vogliosa di farci attraversare dall'Armata Rossa, l'Armata Rossa sta sul Danubio. E questo vuol dire una settimana di 10 giorni in più. E nella logica della guerra fredda è assolutamente decisivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che la Jugoslavia è un enorme investimento strategico per tutto l'Occidente e per l'Italia. Allora con la Jugoslavia bisogna andare d'accordo, c'è una convenienza reciproca andare d'accordo, non solo convenienza materiale, poi si faranno anche buoni affari, ma c'è una convenienza geostrategica nella logica del contenimento dell'Unione Sovietica, che è condivisa questa logica, anche se gli jugoslavi sono comunisti, ma logica del contenimento la sposano in pieno, perché si difendono.
Ecco allora che la Jugoslavia diventa un elemento positivo. Cosa vuol dire un elemento positivo? Vuol dire che a livello pubblico, istituzionale e politico i rapporti devono essere i più buoni possibili. Se hai buoni rapporti, se vuoi avere buoni rapporti con qualcuno, non è che continui a tizzare il fuoco sulle cose che sono andate male, no? E questo viene fatto dalle due parti. Per esempio, il governo jugoslavo ad un certo punto rinuncia a chiedere la consegna dei criminali di guerra italiani, eppure ce n'erano molte decine, no? Come il governo italiano lascia perdere a quella, cercare di capire le responsabilità di quello che è successo sulle foibe. Vabbè, è successo, mettiamolo da parte. Questo delle due parti del confine viene vissuto in maniera diversa. La Jugoslavia è un regime totalitario che ha una storia ufficiale. Nella storia ufficiale, per le vicende di cui ho parlato oggi, non c'è posto. Diceva semplicemente c'erano i fascisti, li abbiamo cacciati via e i più cattivi li abbiamo fatti fuori. Gli altri italiani ce ne sono andati perché volevano andare all'Italia, stavano meglio. Questa è la storiografia jugoslava. In qualsiasi modo, a livello culturale, storico, fosse stata posta a un qualsiasi storico jugoslavo la domanda ma perché non parliamo delle foibe, questa veniva intesa come provocazia. Era provocazione, era un argomento di cui non si poteva parlare. In Italia la situazione era diversa perché l'Italia era un paese libero, quindi si poteva parlare di tutto quello che si voleva, no? E non è che mancassero gli studi su questi argomenti, c'erano, soltanto che non interessavano assolutamente a nessuno. Se non interessa alle istituzioni, non interessa alla politica e non piace alla società, perché gli italiani dicono ma sono le piene di queste storie fondamentalmente. Forse che loro la editoria se ne interessa, forse che la stampa se ne interessa. Non è una, come viene detto erroneamente qualche volta, una congiura del silenzio, perché la congiura implica una volontà, evidentemente, un complotto. No, è un'amnesia collettiva, perché queste cose per varie ragioni è meglio non parlare. Quando se ne parla? Beh, dopo il 1990, quando non ci sono più nella Jugoslavia del comunismo. E allora tutte queste cose si possono dire. Anzi, c'è un incentivo da varie parti, sia storica che culturale che politica, a capire che cosa è successo. E quindi si comincia a parlare. Gli esuli sono nel cono d'ombra. Quando arrivano sono in condizioni disperate, i primi 10 anni sono terribili. Sapete, l'Italia era un paese disgraziato, c'avevo un milione di sinistrati. E su questi arrivano 300.000 profughi da una parte, altri tanti anche più delle colonie, dove diavolo li mettiamo, quindi anni molto duri. Poi quando le cose vanno meglio, l'Italia ha voltato pagina. Gli esuli sono sulla pagina voltata. Sì, c'erano obiettivi diversi. La priorità per lo Stato Maggiore jugoslavo era arrivare all'Isonzo, costi quello che costi, prendendo anche dei rischi militari non indifferenti, perché un'avanzata tutta sbilanciata verso ovest voleva dire non riuscire a proteggere il fianco orientale, quindi hanno corso parecchi rischi. Ecco. I tedeschi erano mai messi molto male, ma se no l'avrebbero pagata carissima. Attorno a Fiume prendono dei rischi enormi, ad esempio, perché aggirano Fiume e puntano direttamente per Trieste, no? Mentre l'obiettivo degli alleati era liberare l'Italia del Nord e sconfiggere i tedeschi. E la Venezia Giulia era un problema. Avrebbero voluto occuparla, ma sapevano che sarebbe stato pasticci, quindi non sapevano bene come orientarsi. Tant'è che alla fine vuol dire negli ultimi giorni di aprile, il comandante dell'ottava armata britannica riceve un ordine dallo Stato Maggiore Congiunto Anglo-Americano, il SAGMET. Qual è quest'ordine? Vai il più ad est possibile. Devi assolutamente occupare Trieste, anche se gli jugoslavi non vogliono. Ma se cercano di fermarti, fermati e chiedi istruzioni. Allora, se qualcuno di voi è militare e riceve un ordine del genere,
io non so quanti santi tira giù, ecco, evidentemente, perché dice, beh, devi ottenere il risultato migliore, però sono pasticci, sono cavoli tuoi, fondamentalmente, ecco. E quindi il generale Alexander fa quello che può, insomma, arriva Monfalcone, Monfalcone gli dicono, no, abbiamo già liberato Trieste, non era vero, erano già arrivati gli jugoslavi, ma i tedeschi non si erano ancora arresi. Ha delle informazioni, sente sparare i cannoni dall'altra parte, fondamentalmente. Quindi la mattina dopo fanno un balzo di 25 chilometri, che è militarmente irrilevante, e arrivano a Trieste. E hanno il tempo di accogliere la resa dei tedeschi. Quindi a Trieste i tedeschi sono resi neozelandesi, non gli jugoslavi. In questo modo hanno un piede in città. Questa è l'espressione che usa Churchill. Abbiamo messo un piede nella porta. A differenza di Atene, questo è lo schema che hanno in mente. Ad Atene cos'era successo? Cacciati i tedeschi, hanno preso potere i comunisti e hanno cominciato a sparare contro i partigiani anticomunisti. E gli inglesi che erano lì si sono trovati esattamente nel mezzo del tiro. Ci sono alcune narrazioni, sapete, gustosissime di Hardo Macmillan, che poi sarebbe diventato il presidente del Consiglio, il capo del governo britannico, che all'epoca era un diplomatico, e col tiro incrociato sopra le sue teste. No? Beh, Churchill dice, è andata quasi come Atene, ma stavolta abbiamo messo un piede nella porta e teniamo il porto, che è l'unica cosa che gli interessa. Il porto lo presidiano gli inglesi. E in questo modo la situazione di Trieste è una situazione in bilico. Perché in bilico? Perché c'erano gli italiani? Assolutamente no. Non era questo il punto. Questo viene detto in termini più espliciti possibili in un documento del Dipartimento di Stato del 7 maggio del 1945, un lungo documento in cui dice sì, c'è una controversia tra italiani e jugoslavi che ha la sua importanza, ma non ci interessa, non è questo il punto. Qual è il punto? Il punto è che Trieste è teatro d'operazioni anglo-americano, è teatro d'operazioni un punto importante nel teatro d'operazioni anglo-americano che è il Mediterraneo, mentre la Germania orientale, la Polonia, è teatro d'operazione sovietico. In Polonia i sovietici stanno facendo quello che vogliono, cioè spostano le zone di occupazione in modo da prefigurare i futuri confini come fa comodo a loro. E noi abbiamo il diritto di fare la stessa cosa nella nostra zona d'operazione, ma Tito ce lo nega. Ma non è Tito, è Stalin che ce lo nega. E questa è una simmetria che noi non possiamo assolutamente tollerare. Voi lo fate in Polonia e noi ci arrangiamo nel Mediterraneo, altrimenti facciamo quello che vogliamo noi. Conclusione. Il Dipartimento di Stato conclude, quindi bisogna provvedere. Il presidente Truman dice vabbè, e allora sbattiamoli fuori. Questa è la conclusione. Come vede, non c'entra niente l'Italia. C'entra il punto che c'è una simmetria tra la Polonia e il Mediterraneo e che Trieste che ruolo ha? È il porto dell'Austria. Ora, e tutti i porti tedeschi sono distrutti. Anche il porto di Fiume è distrutto, il porto di Trieste in piedi. Un po' malconcio, ma funziona fondamentalmente. L'Austria è soggetta ad occupazione mista. Da una parte ci sono i russi, dall'altra ci sono gli angloamericani e si incontrano a Vienna, da cui celebri romanzi e film. Come si fa ad alimentare l'occupazione alleata in Austria? Attraverso il porto di Trieste e la ferrovia. Quindi assolutamente bisogna avere la città e il porto. E quindi scoppia la prima crisi diplomatica del dopoguerra, che sembra una crisi di guerra fredda, perché il linguaggio è durissimo. Nel linguaggio diplomatico, anche pubblicamente, viene detto Tito si sta comportando come Hitler i giapponesi. Stanno parlando di un alleato che hanno equipaggiato ed armato. Quindi è durissimo come linguaggio. Ma non è una crisi di guerra fredda, perché l'interlocutore chi è? L'interlocutore è Stalin. Parte una lettera a Stalin per dire non si fa così, metti le cose a posto. Stalin, in una logica di grande alleanza, perché la guerra fredda scoppierà appena un anno dopo, dice senz'altro, manda a dire a Tito che non si scherza, deve mettersi d'accordo con gli angloamericani, se questo vuol dire abbandonare a Trieste che se ne vada fondamentalmente. Ecco, questa è la partita. La seconda domanda era solo riduttiva al trattato di Osimo, se nella sua opinione è stata un'occasione mancata per l'Italia per riconoscere qualcosa di essere. Non tanto sono due partite diverse,
Il Trattato di Osimo è un trattato internazionale che regolamenta i rapporti tra due stati, no? Che ha una sua genesi, che ormai è stata studiata anche questa, è abbastanza nota. Completamente diversa è la questione degli esuli. La questione del rapporto tra governo ed esuli è un problema di politica interna italiana. È una politica di riconoscimenti morali, arrivati appena nel 2004, e di riconoscimenti materiali. I riconoscimenti materiali è la questione dei beni abbandonati, cioè degli indennizzi per i beni che gli italiani hanno dovuto abbandonare perché sono scappati così com'erano, fondamentalmente. Questa è una questione interna che non è associata, non è minimamente regolamentata al trattato internazionale. Su questo, naturalmente, c'è ancora un contenzioso aperto dal punto di vista morale, potremmo dire, perché le stesse azioni di profughi sanno benissimo che non otterranno nulla. Però, in linea di principio, continuano a chiedere una rivalutazione dei coefficienti di indennizzo per i beni abbandonati. Mentre il riconoscimento morale, l'atto del riconoscimento morale, è il giorno del ricordo del 2004. Non so se hanno rovesciato il latte, comunque hanno rifiutato di rifornire il treno. Ecco, certamente, questo è uno degli episodi più noti. Allora, quando i profughi arrivano in Italia, ci sono situazioni molto diverse. C'è una cosa molto interessante. Nella memoria collettiva, quelle che sono state consolidate sono le esperienze negative. Questo è abbastanza logico. Pensate anche alla memoria individuale, ma la memoria collettiva funziona allo stesso modo. Le esperienze negative forti si radicano pesantemente nella nostra memoria e continuate a sognarvele sempre quelle positive meno. In realtà sappiamo che ci sono state, da una parte, gare di solidarietà, non so se anche a Rovigo può darsi, non lo so, in tantissimi comuni d'Italia, gare di solidarietà nei confronti degli esuli. Contemporaneamente episodi di rifiuto, ma durissimi episodi di rifiuto, di due tipi, rifiuto antropologico e rifiuto politico. Rifiuto antropologico, va qui in Veneto meno, ma pensate alla Van Brembana, sto citando un episodio reale, eh? Avete presente la Van Brembana? Ecco, non aperta molto al mondo. Ecco, in cui cosa si parla, quale lingua si parla? Il dialetto della Van Brembana, evidentemente non si parla altro, no? Arriva un gruppo di profughi dall'Istria e vengono messi lì da qualche parte dove si può, no? Centinaio di persone, no? E vengono viste con stupore. Ma chi è questa gente? Da dove viene? Viene dall'Istria. Allora sono austriaci, slavi, comunisti, zingari. Queste sono le quattro opzioni che girano nel paese. Parlano una lingua che nessuno capisce. Non sono dei nostri, evidentemente. Risultato? Dopo un paio di settimane il parroco in chiesa fa la sua normale predica e conclude dicendo: mi raccomando, giovanotti, non frequentate le profughe. Dove profughe sta per un'altra parola che comincia con la P, finisce con lo E, ma non è profughe, evidentemente. Questo è l'atteggiamento. Poi le donne istriane, insomma, sapevano come fare con i parroci, quindi gli spiegano le cose, ecco. Però questo è il tipico rifiuto antropologico. Abbiamo altri casi simili in Sardegna, ad esempio. Provate a immaginare Alghero. Non pensate all'Alghero di oggi, l'Alghero del 47, dove c'è un insediamento di profughi lì vicino e la domenica le ragazze che vengono da Pola, fondamentalmente, o da Arsera, prendono la bici e vanno al caffè. Ecco, immaginate una comitiva di ragazze in bici che arriva in un caffè, bar, quello che era, di Alghero nell'anno 1947. Capite cosa succede poi, no? Questo è il rifiuto antropologico. E poi c'è il rifiuto politico. Il rifiuto politico è quello comunista. Nella propaganda del Partito Comunista, gli italiani che scappano da un paese socialista come la Jugoslavia è per giunta formalmente tutela i diritti delle minoranze perché scappano, perché sono fascisti. Non ci sono altre possibilità. Quindi non li vogliamo. E quindi se non li vogliamo glielo facciamo capire. Ad esempio ad Ancona e Venezia ci sono episodi in cui i portuali si rifiutano di scaricare la nave dove ci sono i profughi. Oppure questo episodio molto noto, per un episodio, alla stazione di Bologna, dove un treno di profughi si ferma per fare rifornimento, perché ha bisogno di mangiare e da bere, e i ferrovieri dicono no, finché il treno non se ne va, non gli diamo assolutamente nulla, e il treno se ne deve andare senza rifornimenti. Di questo è l'episodio sicuramente a cui si riferiva. Possiamo fare una domanda? Sono qua. De Gasperi, che è considerato da tutti uno dei politici più illuminati, mi sembra di aver detto qualcosa sul tipo
rispetto ai fiumi. È vero questo oppure no? No, è un mito. È assolutamente un mito. Prima di tutto per la ragione che vi ho detto prima, perché l'Italia non c'era. De Gasperi poteva arrampicarsi sul soffitto, camminare con le mani per così, non sarebbe cambiato assolutamente nulla. Un equivoco di fondo, il trattato di pace non è stato un trattato di pace con l'Italia, è stato un trattato di pace per l'Italia. Il trattato di pace è stato deciso dalle quattro potenze, Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti e Unione Sovietica. E loro hanno deciso tutto e l'hanno applicato all'Italia, che era un paese nemico occupato. Non ha negoziato il trattato di pace perché non poteva farlo, così come non poteva negoziarlo la Germania al momento della Prima Guerra Mondiale. Era un diktat e se lo pigliarono sul collo, esattamente come se lo pigliò l'Italia nel secondo dopoguerra. E non poteva fare assolutamente nulla. Perché viene fatto questo ragionamento? Perché l'Italia salvò il Sud Tirolo, no? Come fece a salvarlo? Attraverso un accordo diretto con il governo austriaco. Perché poteva farlo? Perché sia l'Austria che l'Italia si trovavano nella medesima condizione. Erano tutti e due paesi sconfitti. I paesi sconfitti fra di loro potevano anche mettersi d'accordo. E infatti si mettono d'accordo con uno scambio. Quale fu lo scambio? Il governo austriaco rinunciò a chiedere la modifica del confine. E l'Italia cosa diede in cambio, lo sapete? Si riprese gli optanti. Perché gli altoatesini di lingua tedesca nel 1938 avevano optato per la cittadinanza tedesca. Esattamente lo stesso diritto d'opzione che poi viene applicato agli italiani, era esattamente la stessa cosa. Loro optarono per le medesime ragioni di pressione ambientale, no? È un esodo anche quello, assolutamente. Optarono per la cittadinanza tedesca ed esodarono in Austria, con l'ipotesi poi di essere collocato nella Grande Germania da qualche parte nel mondo, solo che la Grande Germania andò in gambe all'aria e questi rimasero là in Austria, non sapevano cosa fare. E l'Austria voleva rimandarli in Italia, che ovviamente non li voleva più. E quindi fecero l'accordo, l'accordo De Gasperi-Gruber. Noi ci pigliamo gli altoatesini, però il confine resta a Brennero. La Jugoslavia questo non era possibile, perché la Jugoslavia era un paese vincitore. E quindi non ci poteva essere negoziato tra un paese sconfitto e un paese vincitore. Qualsiasi ipotesi di negoziato bilaterale avrebbe portato risultati peggiori di quelli risultanti dall'accordo fra le grandi potenze. Che la Jugoslavia chiedeva la linea dell'Isonzo, voleva spostare i confini fino all'Isonzo e non voleva niente di meno, quindi non c'era margine per un accordo diretto, bisognava mollare di più. Ci fu un'unica ipotesi, un'ipotesi coltivata assieme in un incontro fra Togliatti, leader comunista italiano, e Tito, e sembrava un'invenzione di Togliatti, cioè lo scambio tra Gorizia e Trieste. Purtroppo questi sono dettagli diplomatici, però il trattato di pace prevedeva che la maggior parte della Venezia Giulia fosse annessa alla Jugoslavia, che Gorizia rimanesse in Italia e che un piccolo pezzettino di territorio, Trieste fondamentalmente, con una piccola striscia costiera, diventasse territorio libero di Trieste, stato indipendente. Togliatti e Tito proposero: non facciamo il territorio libero, che Trieste rimanga pure in Italia, ma Gorizia vada alla Jugoslavia. Lo scambio. Era un bidone. Perché era un bidone? Prima di tutto perché era una proposta jugoslava, che i comunisti italiani sapevano, era la proposta tra Jugoslavia e la conferenza della pace, ecco, fondamentalmente. E i russi avevano detto agli italiani, no? E quindi non fanno altro che riciclare una delle proposte della diplomazia jugoslava. Ma dove stava il vero bidone? Anzi, era duplice. La sorte di Trieste in quel momento era impregiudicata, era il 50%. Poteva finire in un modo o poteva finire nell'altro. Mentre viceversa la storia di Gorizia era chiara, era 100% italiana. Quindi si dava un 100% Gorizia in cambio di un 50%. Se un diplomatico fa una cosa del genere, normalmente lo licenzia. E fanno bene. Ma c'era l'ulteriore bidone. L'accordo parlava di Trieste, ma non parlava di Monfalcone. Allora, non so se avete presente la geografia, ma ve la dico io. Come si fa ad arrivare a Trieste da Rovigo? Si prende il treno. E le fermate sono Padova, Venezia Mestre, Porto Gruaro, la Tisana Caorle, Cervignano Grado Aquileia, Trieste Aeroporto, Monfalcone. E poi altri 25 km per la Trieste. Ma Gorizia, la Jugoslavia, vuol dire tutta la provincia di Gorizia, Gorizia e Monfalcone. E quindi come arrivavi a Trieste? A nuoto. C'era un enclave, no? Era questo il grande bidone, sarebbe stato solo Trieste all'Italia completamente circondata dal territorio jugoslavo. Quindi con i negoziati bilaterali solo a quello si poteva arrivare,
c'è un bidone, peggiore ancora il trattato di pace. C'è un ultimo aspetto, ecco, forse questo, perché parte dei patrioti italiani dell'Istria chiese un plebiscito. Cosa vuol dire il plebiscito? Lasciate che siano i cittadini a decidere. Il governo italiano non era favorevole al plebiscito, perché? Perché, questo era ovvio, chiedendo il plebiscito per la Venezia Giulia, probabilmente gli austriaci l'avrebbero chiesto per il Sud Tirolo e l'avrebbero vinto a mani basse. Ma l'Italia avrebbe vinto il plebiscito in Istria? Non si sa, questo è il punto. Perché i numeri erano vicinissimi. Esiste uno studio commissionato dal Gasperi, dal Ministero degli Esteri, insomma, fondamentalmente, uno dei massimi storici dell'epoca, Ernesto Sestà, un grande storico italiano di origine istriana, il quale fece uno studio ad hoc per capire come sarebbe andata a vedere. Ha scritto un bellissimo libro che si legge ancora adesso, con poi un appendice che non era stata pubblicata, è stata pubblicata dopo, e qui dice, ma vedendo un po' i dati dei censimenti, sapendo come vanno le cose, siamo là e là. Nel senso che c'è un grosso gruppo di italiani, un grosso gruppo di slavi, politicamente, e in mezzo c'è una zona grigia che non sappiamo da che parte va. Potrebbe andare di qua, potrebbe andare di là. Storicamente è andata col più forte. Quindi, come finirà un plebiscito? E chi lo sa, però è abbastanza probabile che finisca male. Ma c'è un argomento in più, perché sapete, sulle stime è molto difficile fare dei calcoli. Qual era l'elemento in più? Che fra gli italiani c'erano i comunisti. I comunisti della Venezia Giulia, Trieste, Monfalcone, Pola, Fiume e Rovigno, sicuramente avrebbero votato per la Jugoslavia. Tant'è vero che poi hanno votato con i piedi. E quindi come sarebbe finito un plebiscito? Probabilmente male. Se si fosse fatto e fosse vinto probabilmente male, non ci salvavano neanche con l'Italia Trieste. Si perdeva tutto. Allora, ve lo trovate voi un presidente del Consiglio che corre un rischio del genere? Fortunatamente no. Scusi, professore, ma come si intrecciano le relazioni tra i cosiddetti comunisti non italiani e i comunisti non italiani? Beh, si sparano. I fascisti croati e sloveni rispetto ai fascisti italiani. È la parte del libro che non ho capito proprio perché. Per forza. È difficilissima da capire e non ci capivano molto neanche loro. Allora, sono due momenti molto diversi. Fra il 41 e il 43 della Jugoslavia occupata viene costituito lo Stato libero di Croazia, più grande dell'attuale, con dentro tutta la Bosnia, per capirsi. Questo Stato è guidato da un movimento fascista, che è il movimento Ustascia. È un movimento di ispirazione fascista. Gli Ustascia, come movimento clandestino terrorista negli anni precedenti, sono stati non solo coperti, ma anche ospitati, equipaggiati in Italia. Stavano in Toscana, fondamentalmente. Il loro leader, Ante Pavelic, che parlava italiano con accento senese piuttosto marcato, diventa il capo dello Stato croato. Ma è un movimento, oltre che fascista, ultranazionalista ed anche ultrarazzista, perché fa tutta una serie di cose, ad esempio lo sterminio degli ebrei, e dà un privilegio. I tedeschi gli riconoscono il privilegio di non consegnare gli ebrei, ma di ammazzarli da solo. E questo è un privilegio altissimo nella logica nazista. Deve dire, sì, siete slavi, quindi secondo noi razza inferiore nella gerarchia etnica, ma vi consideriamo tanto che vi mettiamo al nostro livello, vi lasciamo fare la Shoah. Oh. Poi sterminano anche i serbi, non tutti, ma in parte li cacciano via, in parte conversioni forzate, quindi un quasi genocidio. E con gli italiani sono in imbarazzo, perché è una creatura di Mussolini, ma al tempo stesso l'Italia annessa la Dalmazia, è una provincia vicino a Fiume. E quindi cosa sono gli italiani? Sono amici o sono nemici? Situazione di estrema ambiguità. Ma non basta. Sul territorio l'Italia occupa una fascia di Croazia, non soltanto i territori annessi. In questa fascia di Croazia gli Ustascia fanno disastri terribili ai danni della popolazione serba. Cosa fanno le truppe italiane? Proteggono la popolazione serba. Perché? Ma per due ragioni. Una è la ragione umanitaria. Esistono anche queste cose, ecco. In alcune comunità vengono protette dalle truppe italiane perché gli altri li cavano gli occhi e li ammazzano fondamentalmente. L'altra ragione è che in questo modo va per aria l'ordine pubblico, evidentemente. Le azioni degli Ustascia ci fanno saltare per aria tutto. E quindi le truppe italiane sedano in parte la rivolta e prendono il potere fondamentalmente.
Questo non è ben visto dal governo di Zagabria, evidentemente. Noi vogliamo fare fuori i serbi, la nostra ragione sociale è farli fuori e voi ce lo impedite. Grazie agli alleati siete. Già qua le cose cominciano ad andare male. Poi il governo Ustasian si barcamena dal punto di vista economico e politico fra l'Italia e la Germania. Dipende chi offre di più, evidentemente. Infine arrivano i partigiani. I partigiani dal punto di vista delle truppe italiane sono una brutta gatta da pelare. E non riescono ad arrivarci a capo, perché è difficile l'antiguerriglia, no? Ma scoprono che possono avere un alleato. Chi è questo alleato? Questo alleato è il movimento cetnico. Il movimento cetnico è il movimento dei lealisti serbi nei confronti del re che è scappato e andato in esilio. Sono i grandi serbi, quelli che vogliono la grande Serbia. Nemici giurati degli Ustascia, con i quali combattono, ma nemici anche dei partigiani, perché i partigiani sono comunisti. I partigiani non vogliono la grande Serbia, non vogliono che torni Re Pietro, vogliono costruire un nuovo Stato repubblicano comunista. E non vogliono che nessun altro dica che sta combattendo una guerra di liberazione, perché solo loro hanno il diritto di farlo. Tutti gli altri sono nemici del popolo. Qual è il risultato? Che cetnici e partigiani si combattono fra di loro. I comandi italiani cominciano a sorridere e quindi utilizzano i cetnici in funzione antipartigiana. E allora qua arriviamo a quello dove sicuramente lei si è perso, come tutti i miei studenti. Siamo nel 41, ma soprattutto 42, abbiamo l'Italia che è formalmente alleata dello Stato indipendente croato. È una, formalmente fa parte dell'asse, ok? Che sostiene politicamente e militarmente. Contemporaneamente sul territorio, le truppe italiane, per combattere i partigiani, usano le formazioni cetniche, cioè le formazioni di un esercito clandestino che ha come proprio comandante generale Mihajlović, che contemporaneamente è il ministro della guerra del governo jugoslavo in esilio a Londra, cioè formalmente nemico, il quale sta per un certo periodo in una località del Montenegro, ben conosciuta dal Stato Maggiore italiano e protetto dalle truppe italiane. Queste formazioni vengono inquadrate nell'esercito italiano come unità ausiliarie e vengono usate per combattere contro i partigiani, lasciando da parte gli Ustascia. C'è un mio collega che ha scritto un libro, Gli alleati del nemico, eravamo noi, evidentemente. Nessuno capiva più nulla, evidentemente. Sì, e contemporaneamente le truppe italiane cosa fanno? Nelle zone ad alta intensità partigiana non ne vengono a capo e per cui svuotano il territorio portando via tutta la popolazione e la mettono nei campi di concentramento, terribili campi di concentramento, sia in Italia che su un'isola, l'isola di Arbarab vicino alla costa dalmata, dove c'è una mortalità elevatissima. Contemporaneamente le stesse truppe proteggono gli ebrei, rifiutano di consegnare gli ebrei tedeschi. Con vari meccanismi bizantini, sapete che la burocrazia italiana è brava in queste cose, si poi riceve l'ordine di fare il possibile, insomma per due anni i tedeschi non ne vengono a capo in nessun modo, te li dicono senz'altro ve li diamo domani, tirano avanti due anni, alla fine li pigliano alcune migliaia per custodirli, li portano anche loro sull'isola di Erba. E noi abbiamo le testimonianze di alcuni sopravvissuti alla deportazione sloveni croati che raccontano una storia terribile sotto le tende, la pioggia, il vento, il caldo, mollivano come mosche. E ad un certo punto vediamo arrivare dei vapori che portano degli altri deportati, poveracci come noi, li sbarcano e vediamo i soldati italiani che invece prendono le calce di sedere, dicono buongiorno, li prendono le valigie, li portano le valigie e li portano nelle baracche in muratura costruite là, li trattano bene. E questi chi sono? Questi erano gli ebrei protetti. Lei capisce che capire è quasi impossibile tutto questo. Grazie. Ultima, ultima. Abbiamo una serata di dopo. Vi pregherei di non eccedere. Il posso pensare. Siamo non sparate sul pianista. Ecco. Il posso pensare per vedi. Gli italiani possono avere proprietà dell'ex Jugoslavia? Adesso penso di sì, ma non so a quali condizioni, non mi sono mai occupato di ciò. Non glielo so dire. E della possibilità di togliere le beneficenze a Valenciano, tutto cosa ne pensa?
sono cose che si decidono ad altri livelli, non, io sono soltanto un umile storico.